iniziamo questo pomeriggio, questa prosecuzione dei lavori proposto da Expo dei Popoli, e in particolare sono lieta di presentarvi Florence Egal, che rappresenta qui l'International Urban Food Network. Grazie Florence. Grazie a te Chiara. Prima una serie di scuse. Mi scuso per l'italiano, non l'ho mai imparato. Sto da più di 20 anni in Italia, è una vergogna, spero che mi capite comunque lo stesso. Seconda scusa, ho fatto la mia presentazione su un sistema e qui c'è un altro. Dunque, staremo a vedere come funziona tutto quanto. Terza scusa, non sono una ricercatrice. Dunque, lei parla del suo duro compito dopo pranzo, anch'io, perché devo parlare di cose abbastanza teoriche pure, senza che voi vi annoiate troppo. Dunque, infatti il titolo che voi avete del programma è leggermente diverso da quello che ho usato per la mia presentazione, perché ho provato a allargare un po' il discorso e non ritrovarsi troppo bloccati su concetti che forse possono essere un po' riduttori. Tante delle cose che vado a dire già ne ha parlato Anna questa mattina. Dunque spero non ripetere tutto, però comunque ripetere non fa nemmeno completamente male. Adesso devo capire come cavolo funziona quello. Ok, how do I get? Yeah, I try, it doesn't work. Because you have to maybe do this. Qualcuno sa far funzionare un computer. Ok, già sei riuscita, brava. Brava. Ok, primo. We can do this. Basta che lo fai che sia molto semplice. Okay. Perché se non this one is... Va bene, okay. Forse ci riesco, grazie. Ok, prima cosa voleva Josué che io parlassi un po' delle politiche alimentari, che già abbiamo parlato da questa mattina. Ho preso una delle numerose definizioni, che anche lì sono sparite le virgolette, però vabbè. Basicamente, normalmente quello che si pone dentro il termine di politica alimentare sono un insieme di cose che legate con il modo che è prodotto il cibo, che è trasformato, che è distribuito e che la gente lo compra. Una politica alimentare non deve essere nazionale, può essere a qualsiasi livello e dobbiamo prendere in conto che nelle ultime decade il modo di sviluppo che è stato impulsato ha cambiato la percezione di quello che era il cibo. Non si parla più di cibo come era prima, che era una risorsa locale che era importante trovare per tutti quanti, però adesso si sta parlando di commodities. Si dice comodità in italiano? The commodities, scusa, è vero che in italiano basta metterlo in inglese. Ok, e dunque adesso, come l'ha detto una persona questa mattina, è completamente slegato il problema economico di produzione del cibo con il contenuto sociale e nutritivo del cibo. Dunque, se vogliamo parlare di politiche alimentari, dobbiamo pensare non soltanto a quella dimensione molto ridotta, però dobbiamo vedere ovviamente gli aspetti economici, però anche quelli ambientali e sociali. Sì, sovranità alimentare, soltanto per ricordare quello che voi sapete anche meglio di me, si sta parlando che la gente abbia il diritto di definire il loro modello agricolo e alimentare, che sarebbe di proteggere la produzione domestica e anche proteggere il commercio locale, determinare fino a che punto uno può essere autosufficiente, come diceva un collega in Canada, diceva in Canada non cresceranno mai le arance, penso che Hong Kong non può pretendere essere autosufficiente, però devono decidere che modello vogliono. Devono, come si dice, dumping in italiano, dumping, vero? Okay? Dobbiamo resistere a dumping, sto imparando l'italiano a una velocità. Se deve dare la priorità ai produttori locali,
in la gestione delle risorse naturali, che sono sempre stati loro, diciamo. Adesso c'è un problema, perché mi è sparita una parte del slide. Dio. Ok. Va bene. Dobbiamo dunque, non è che non ci vogliono poi politiche commerciali, ovviamente ci vogliono, però quelle pratiche devono appoggiare il diritto al cibo della gente. Mi puoi dire quello che c'è sotto? No, no, perché dunque che posso fare? Sì, aspetta, qui forse riesco, no? Sì, ok, ci siamo. E che quelle politiche commerciali e le pratiche legate devono appoggiare una produzione agricola che dia prodotti sani, buoni per la salute e che sia compatibile con l'ambiente, dunque che siano sostenibili a livello ecologico. Ok, rimetti. No, però non mi servirà, aspetta, comunque lasciamelo che mi serve tutto. No. Mi serve tutto? Sì, mi serve tutto. Ok, meglio così. Meglio così, però devi sì, dunque, no, però lo so quello che è il titolo. Dunque, in generale la conclusione di quelle premesse è che i sistemi alimentari sono una cosa complessa, sono una cosa assolutamente essenziale per, se vogliamo parlare di sviluppo sostenibile, non possiamo non parlare di un approccio sistemico. Business as usual non si può continuare a fare perché non è che sta dando tutti i risultati, sono sul negativo, gli indicatori sono sul rosso, vero? Dunque dobbiamo, è il famoso cambio di paradigma per la ricerca, però anche per la formulazione delle politiche e per le intervenzioni. E per quello dobbiamo assolutamente lavorare assieme. E qui sto rubando questi due punti di Roberta Sonnino, anche dell'Università di Cardiff, che dice che dobbiamo pensare oltre dicotomie che ormai sono obsolete e dobbiamo lasciare perdere queste discussioni, tu sei bravo, tu sei cattivo, io sono bravo, insomma, siamo tutti, ognuno di noi ha dei punti di forza e è assolutamente importante avere un dialogo, perché sennò senza dialogo comunque non si va a nessuna parte. Sì, scusa. Ok, quello è soltanto un esempio tra tanti di provare a riassumere quello che è un sistema alimentario. Dunque, vedete tutte le problemi di gestione delle risorse naturali, gli aspetti di produzione, trasformazione, distribuzione, anche all'accesso al cibo e tutto quanto ovviamente è determinato per la società, la cultura, parole, e l'uso che è anche determinato per i sistemi tecnologici, per non dimenticare tutto l'aspetto dell'economia circolare, come riciclare i nutrienti, eccetera. Dunque, ovviamente stiamo parlando di una cosa complessa. Dunque, sono andata a cercare un po' nella letteratura un po' di teorie sulle approcci sistemiche, perché mi sembrava utile per provare a usarlo. E dunque, se parla sempre di wicked problems, che sono problemi cattivi. E dunque quelli sono i problemi in generale sociali e culturali che sono molto difficili da risolvere. E penso che ovviamente quello è uno. Perché sono complicati? E perché l'informazione è parziale o contraddittoria in certi casi. C'è tanta gente che è coinvolta e questa gente non è che hanno sempre le stesse opinioni. Questi problemi hanno delle implicazioni a livello economico e sociale molto pesanti e ovviamente quello del cibo ne è uno. E tutti questi problemi non è che sono isolati, però alla loro volta sono anche coinvolti con altre problematiche. Un casino. Dunque, per quello...
quello dobbiamo, in quel caso si parla di avere un'azione collettiva. Perché ci serve un'azione collettiva? Perché gli approcci tradizionali non ci permettono di gestire la complessità. Le donatori vogliono finanziare una istituzione. Le organizzazioni lavorano ognuno per conto suo e sono in competizione per quei fondi e per la visibilità. Le settori del governo e il settore privato multinazionale, le fondazioni e la società civile senza fine di lucro sono completamente disconnessi. Quando uno vuole usare una metodologia tradizionale di evaluazione di impatto, va a guardare un aspetto invece di guardare tutto il sistema. E quando si sta parlando di fare un cambio a grande scala, si sta soltanto pensando troviamo una istituzione che è capace di fare questo cambio. Dunque dobbiamo cominciare a pensare di un altro modo. Per avere un'azione collettiva che sia efficiente, e nella letteratura, io ho rubato tutto, come lo vedrete è stato copia e incolla di un sacco di cose che ho trovato, che servono un certo numero di precondizioni. Uno, ci vogliono dire campioni, penso che tanti di voi in questa sala fate parte di quel gruppo di gente, che sono gente che guardano un problema concreto, però che anche sono aperti a avere una discussione e andare avanti. Serve che sia urgente il cambio e credo che tutto quanto abbiamo sentito oggi e anche negli ultimi mesi, il cambio è urgente, non si può andare avanti. La gente è molto frustrata con il modo con la situazione attuale e dunque quello crea le possibilità per cominciare a pensare a cambiare. Problema, ovviamente qualcuno già l'ha detto questa mattina, ci sono delle enti che sono interessati a finanziare questo nuovo tipo di riflessione, è sempre molto utile. E la cosa più importante, e credo che si è parlato tanto questa mattina, è la necessità di costruire confianza tra i diversi attori. Non è che vuol dire che siamo d'accordo, però almeno se dici quello, so che lo stai dicendo perché lo pensi e non perché dietro c'hai un'altra idea in testa che stai provando a spingere. Dunque, se sono queste quattro condizioni, penso che ci siano, abbiamo l'opportunità di fare venire la gente assieme e cominciare a avanzare. Cinque dimensioni di questa azione collettiva. Uno è sviluppare un'agenda comune. Ognuno ha una visione diversa, però è quello quando si è lavorato sul patto alimentare di Milano, si è provato a fare una cosa abbastanza ampia, di modo che tutti possono convivere con quello, anche se ognuno pensa più, sono interessata in quello e in quello, un po' come un menu in un ristorante. Dobbiamo dopo mettere d'accordo su un modo di misurare il progresso fatto. Tante volte misurare forse sarà da vedere infatti quali sono le iniziative che vanno a buon fine, quanta gente è coinvolta, insomma cose che non normalmente guardano in questi processi. È importante avere attività che si rinforzano a vicenda. Tante delle attività, e sto pensando ad esempio all'esempio di Utrecht questa mattina, era un'attività bene concreta che serviva un sacco dei diversi obiettivi sociali, pianificazione della città, eccetera, eccetera. E queste attività che invece dire voglio un'attività bene quadrata che so in che cassetto la metto, no, invece vediamo quelle attività che hanno tanti impatti. L'importanza è di avere una comunicazione costante fra i diversi attori e la cosa ultima, but not least, è c'è bisogno, backbone support, c'è bisogno di qualcosa che va a spingere questo avanti. E credo che il fatto che lo chiamiamo Food Council, che come nel caso di Helsinki ci sia una sola persona addetta al municipio,
di lavorare in rete con gli altri attori. Il problema è che ci devono essere risorse, quanto minime siano, però che sono allocati a tempo pieno per quello. Perché se no non segue. Uno deve essere responsabile, può essere una persona, può essere tre persone, può essere 10, però ogni volta sarà assolutamente essenziale avere queste backbone support. Dunque, sono gente che devono essere indipendenti e avere il finanziamento necessario per seguire questo processo. L'azione collettiva è diversa dei modi più classici di collaborazione, mi dispiace, anche lì è andato un po' fuori. Dunque, se si vuole fare azione collettiva, stiamo partendo per il lungo termine. Non è che stiamo andando a fare una cosa veloce, abbiamo fatto il nostro lavoro, fra 6 mesi passiamo all'altra tematica di moda. No, è importante che ci sia questa agenda, che si vada avanti. È importante che la gente che appoggiano questo tipo di iniziative vanno a appoggiare assieme. Invece di avere donatori che ognuno vuole finanziare una parte, dicendo io sono il più bravo e metto la mia bandiera in quella attività, no, dobbiamo avere donatori che diciamo siamo d'accordo, è un problema e facciamo ci mettiamo d'accordo per fare un appoggiare un accordo, sì. Vabbè. Dunque, è importante vedere anche avere questa famosa discussione fra il governo e il settore privato, che no, ovviamente è molto importante mantenere la indipendenza e assicurare che il settore privato faccia, come sono parte del problema, sono anche parte della soluzione, sempre e quando questi soldi vanno a fare qualcosa che va a appoggiare questa agenda generale, però anche che ci siano delle regole da rispettare, di modo che puoi dire scusa, quello non lo puoi fare, perché è completamente contraddittorio con questa agenda comune. Social networks, parliamo un po' di rete sociale, perché soprattutto voi ci siete, che siamo rete formale o informale. Perché vogliamo rete? Vogliamo rete perché vogliamo connettività. Vogliamo che la gente possa accedere all'informazione, discutere. Abbiamo bisogno assolutamente, come dice alignment in italiano? Un allineamento delle politiche. Per adesso ogni politica settoriale ha un modo di fare con le procedure, eccetera. E quando provano a livello locale a mettersi d'accordo, è molto molto difficile. Dunque quello va fatto e in termini dei costi di transazione sarà molto pesante, si perderà un sacco di tempo a mettersi d'accordo. Però una volta che stai d'accordo, questo tempo è guadagnato per il lungo termine. Per adesso, come è complicato, la gente preferisce mettere tutto sotto il tappeto e dire meglio non lo tocchiamo che quello è complicato. E la cosa che è importante è anche che fra di voi c'è gente che può dire tu, io e te ci mettiamo d'accordo perché quella cosa è una cosa concreta che possiamo fare avanti. Non è che tutti devono essere d'accordo per mettersi, però poi dentro di questo quadro generale avere gruppi di lavoro che si costituiscono intorno a un interesse comune. Dunque, connectivity, alignment, action, è importante dunque avere tutta l'essenziale è quella, e vedo che qualcuno sta prendendo le foto, ho fatto la prima cosa anch'io quando ho trovato quello sull'internet, dunque penso che le presentazioni saranno disponibili sul sito di Expo dei Popoli. Però dunque la base è la connettività. Questo ci aiuta a arrivare a un allineamento e questo permette di andare a delle azioni che siano azioni di advocacy, di attivismo, di quello che volete chiamarlo, progetti concreti come quello di Utrecht o donatori che si mettono d'accordo, insomma si mettono su cose. Dunque c'hai questi due aspetti di azione collettiva per un'azione decentrata. E lì mi hanno detto di parlare del Food Policy Council. Dunque, parliamo del Food Policy Council. Dunque, l'idea è che
sono dentro il termine del Food Policy Council, all'inizio era mettere tutti intorno a un tavolo per discutere di questa tematica del cibo che ci interessa. Dunque, parlare di cibo, parlare della coordinazione fra i settori, parlare dell'elaborazione delle politiche e parlare dei programmi. Le Food Policy Council fanno mettere assieme diversi attori del mondo alimentario per migliorare questo sistema. Possono, come abbiamo sentito questa mattina, o essere nominati, creati per un municipio o un governo locale, o può essere, come nel caso di Bristol, se non mi sbaglio, il risultato di attività della società civile su numerosi anni fino a che il municipio finalmente ha deciso di stabilire quella cosa. A che servono queste Food Policy Council? Permettono di educare le persone del governo e la gente del pubblico, permettono di orientare la politica alimentare, di migliorare la coordinazione dei programmi, e di iniziare nuovi programmi. In generale hanno un modello comune che dopo va declinato secondo i contesti locali, hanno un mandato, hanno chi sono i membri di queste council, si riuniscono di un certo numero di volte e sono finanziato e hanno staff. Dunque, in generale, però dopo, ogni volta che vai in una nuova città, il sistema è diverso. Do un paio di esempi. Quello è una... Ho evitato tutti i modelli europei pensando che ci saremmo... Io ho evitato Toronto e tutti quanti. Dunque sono andata a cercare altre cose. Quello è una città indiana. Dunque hanno queste council con un board, con un consiglio che ha diversi gruppi, uno che si occupa di economia, l'altro di ecologia, un altro di fame e di giustizia sociale e un altro di salute. Questo è un altro esempio che sì, Rhode Island, se mi ricordo bene, loro hanno fatto una cosa un po' più tradizionale, con produzione, trasformazione, distribuzione, consumo e tutto waste. Dunque, l'essenziale è che la gente si mette d'accordo su un concetto con il quale possono convivere. E dunque, c'è sempre in quelle Food Council... Quanto tempo rimane? Ok. Dunque, in queste Food Council c'è sempre... questa interazione fra le politiche e il coinvolgimento a livello comunitario. E questo equilibrio è assolutamente essenziale se vogliamo fare qualcosa che duri. Sopra, a sinistra, quella è la situazione nella maggioranza delle città che conosciamo. C'è un sacco di gente che fa delle cose. Assolutamente nessuna città è territorio vergine. La gente da mo che sta pensando al cibo. Dunque, sì, sono pure romana. Dunque, ognuno va conto suo. Come si fa per provare ad andare nella stessa direzione? Dunque, serve avere un'agenda comune, come abbiamo detto, e mantenere la comunicazione. Dunque, adesso abbiamo parlato di cibo, adesso non si può più. Meno male che finisce l'Expo in Milano, però... Dopo non si può smettere di comunicare, si deve continuare a parlare di questa tematica. Queste Food Policy Councils hanno cominciato fa tre decade in America del Nord e si sta cominciando a fare guardare che è successo, che non è successo. Quello che dicevo prima, di una città all'altra sono completamente diversi. È difficile misurare che impatto hanno avuto sui sistemi alimentari locali. È un concetto che sta ancora in via di sviluppo, diciamo, a livello concettuale e a livello pratico. E ogni città sta provando, come l'ha spiegato molto bene, penso, l'ultima persona che ha parlato questa mattina. Dobbiamo sapere, ci sono diversi aspetti a quelle Food Policy Council. In certi momenti è più di come si costruisce un movimento sociale. In altro sono più orientati a formulare delle politiche. Sempre ci sono questi diversi aspetti, però non sempre con la stessa enfasi.
è importante avere questa visione a lungo termine, però è assolutamente critico anche avere risultati rapidi, di modo a creare credibilità, a creare momentum, eccetera. Dunque, ieri avevamo questa discussione a cena, che tutta la mia carriera sono stata con gente che dice: primo facciamo assessment, ci prende un anno e mezzo per fare un assessment, ci costa un sacco di soldi, dopo abbiamo una cosa così, dopo che facciamo quello per la policy. No, la realtà non è quella, e le città, come lo sanno tutti i politici, sono una marea di cose che succedono, ci sono delle opportunità che se uno ha questa visione del lungo termine può dopo approfittare di quelle opportunità dicendo: ah, guarda, perché non approfittiamo di quello e facciamo avanzare perché va nella direzione giusta. E, come ho detto prima, serve staff. Dunque, l'idea di tutto questo, perché abbiamo bisogno di una governance democratica, è essenziale per avere sistemi alimentari sostenibili. Adesso siamo, l'ho preso da qualcuno ovviamente, che adesso siamo nel mondo del homo economicus. Se guarda, gli uomini facciamo tutti per soldi, lo sappiamo, e tutto il resto non è assolutamente interessante. Dobbiamo cominciare a parlare, e si parla sempre più di economia di partage, sharing economies, sharing economy, per il welfare, vero? E dunque dobbiamo cominciare a avere questo cambio di atteggiamento. E il cibo, dobbiamo lasciare perdere quella visione dei commodities. Noi mangiamo ottimo pranzo come abbiamo mangiato adesso, che ovviamente non è soltanto grano, soltanto olive, è come si mangia, come si presenta, è un insieme. Abbiamo bisogno del coinvolgimento dei cittadini. La gente, quando noi decidiamo che compriamo per la cena alla sera, stiamo prendendo una decisione che ha delle implicazioni sul modo che è gestito l'ambiente, sulla giustizia sociale, eccetera. L'abbiamo sentito questa mattina. Dunque, i consumatori devono essere messi davanti alle loro responsabilità, e quelli di loro che si mettono e si coinvolgono, penso che soltanto cambierà il sistema se i consumatori si organizzano per cambiarlo, perché il sistema attuale funziona benissimo per la gente che sta al potere, se no non ci sarebbe. Dunque, tutto il sistema agricolo che è basato sulla produzione, adesso dobbiamo avere un sistema che è basato sulla domanda. Non è uno o l'altro. Dobbiamo recuperare un po', perché sulla domanda non si è fatto ben poco queste ultime decade. Però dobbiamo assolutamente riconoscere che non è either or. Dobbiamo vedere come equilibrare le dinamiche e le riflessioni. Abbiamo bisogno di un sistema alimentare globale, però abbiamo bisogno di dei sistemi alimentari locali che sono sostenibili. Dunque dobbiamo vedere come difendere e appoggiare questi sistemi alimentari locali, del modo che non si facciano distruggere del sistema alimentare globale. Dunque dobbiamo articolare queste riflessioni. Dobbiamo relocalizzare lo sviluppo. Ho sentito una persona che dice questa mattina: no, non è locale e territoriale, per me è esattamente la stessa cosa. Dunque per quello ho difficoltà a capire. Per me locale, cioè dopo forse regionale, nazionale e globale. Dunque l'idea è che non possiamo continuare a avere politiche che sono discusse o al livello internazionale o al livello delle capitali, perché un paese come l'Italia e tanti altri paesi ovviamente non si gestisce il stesso problema, si sta in Sardegna in un posto di mare, o si sta in Dolomite, o si sta a Roma. Dunque dobbiamo avere un approccio molto più locale, basato sulla cultura, sull'agroecosistema, ovviamente dentro un contesto nazionale, però anche dentro un contesto europeo. Perché quello che si mangia in Dolomite è molto simile a quello che si mangia in Austria o in Svizzera o in Francia, nelle zone alpine. Dunque dobbiamo cominciare a vedere come fare ponti che ci permetterà a livello europeo
di andare avanti e forse evitare la tentazione di creare nuove nazioni ogni volta che ci va stretta la capitale. Molto importante di avere questo vincolo fra il locale, fra il micro e il macro. Non possiamo fare una cosa bellissima a livello locale e che dopo dicono, ah no, però le regole dell'Unione Europea non permettono di fare quello. Dunque, dobbiamo lavorare su quelle cose, identificare le problemi e discuterle. E abbiamo bisogno di rete orizzontale, di città a città, di gente che vive in zone simili. Come dice Kevin Morgan, siamo di nuovo in Cardiff, tutto quello è sempre, stiamo parlando di chiacchiere, dobbiamo parlare fra i diversi settori, fra i diversi attori, il governo locale, i produttori, gli investigatori, la società civile. Non possiamo continuare a vederci fra di noi e dire, ah no, io non parlo con quello perché noi siamo bravi. Dunque, dobbiamo assolutamente creare questo dialogo. Dobbiamo parlare di città dentro il loro territorio, non separato, e city-to-city network. Dobbiamo parlare, dunque, stiamo parlando di alimentazione sana, città verde, e l'altro non lo so che sta sotto, però stessa onda. E l'ultima, dunque, questo non ho resistito a prendere quello da destra perché non ci entrava, però non mi piaceva. Dunque, è certo che se vogliamo avere risultati rapidi, siamo sempre meglio serviti da noi stessi. Lo faccio io, non devo perdere tempo a parlare con nessuno, però non funziona. Se vogliamo cambiare, dobbiamo assolutamente dialogare. Grazie per sua attenzione. L'ultima cosa è soltanto International Urban Food Network, che è la ditta che sto appoggiando. Si occupa di ricerca, può essere un punto focale per ricerca e cooperazione su sistemi alimentari sostenibili, e un'organizzazione senza fine di lucro, promuove sistemi alimentari basati sull'interazione fra città e il territorio circondante, parlando dunque di città sostenibile, dei territori resilienti. Facilitare l'intercambio di comunicazione e promuovere una cultura alimentare. E sotto sta il link internet, però non riesco a farlo entrare nel schermo. Grazie per la loro pazienza.